bastoni, va via bene sulla sinistra, arriva il cross in mezzo, Dzeko ed è gol! Ed è gol! Miki! Sempre lui, Mkhitaryan, bravissimo, bastoni sulla fascia sinistra, arrivare fino in fondo, a crossare morbido sul secondo palo, il portiere la può solo guardare che lo sta scavalcando, Mkhitaryan sul secondo palo, appena fuori dall'area piccola, tocca il pallone e lo indirizza su quel palo lì dove non può arrivare ovviamente il portiere, 1-0 per l'Inter, ancora Mkhitaryan dopo il gol decisivo contro la Fiorentina, arriva anche l'1-0 col Victoria, bravi Di Marco e Bastoni, bravissimo Bastoni a saltare l'uomo, andare fino in fondo, il cross morbido e poi Miki di testa la mette lì. Bravo, bravo. Era nell'aria comunque. Era nell'aria comunque. Erano almeno 10 minuti che insomma, si giocava lì. Adesso gli ultimi 10 minuti stavamo spingendo molto bene. I primi 20 un po' di paura, ma adesso la squadra c'è. E dunque vantaggio Inter che arriva, Alessandro, tu l'avevi detto, ti sentivi abbastanza tranquillo. Sono tranquillo. Sei tranquillo, a maggior ragione in questo momento, attenzione. Ma devo essere tranquillo. Intanto arriva il vantaggio del Porto. Ma non perché, per natura, io sono per natura così. Quindi. Il girone B, il Porto in vantaggio sul Club Brugge e questo mette nei guai l'Atletico Madrid di Simeone che insomma stasera deve per forza vincere. Potrebbe scendere in Europa League. Potrebbe andare in Europa League, certo. Vedi, Manchester, Arsenal, Atletico Madrid. Il Brugge è il primo gol che prende, ne aveva fatti 7 e ne ha subiti 0. Infatti il Brugge è primo, già sicuro con 10 della punti. Qualificazione. Rimessa laterale per il Victoria però, attenzione. Sì, ora il Victoria davanti, buono l'intervento di Mkhitaryan su Havel, ma il fallo laterale ancora a favore degli ospiti. Se ne incarica proprio Havel che va a cercare Girka, va in chiusura, bravissimo Ciala che poi spazza la metà campo. Vediamo se Dzeko riesce a far sfilare il pallone, sì, ma poi la palla arriva a Shani, pallone all'indietro per Stanek. Dentro l'area di rigore, Dzeko prova un timido pressing avvicinandosi al portiere che lancia lungo, poi ancora Mkhitaryan di testa, vediamo se Lauti la recupera, bravissimo, scivolata in anticipo, serve Barella e poi Miki, Skriniar, linea mediana, pallone all'indietro per Acerbi, ancora Bastoni, versante di sinistro, avanza Bastoni, poi serve Di Marco, si torna all'indietro per Acerbi, respiriamo un pochino, 37 di gioco, entriamo adesso nel minuto 38, i tre centrali dell'Inter giocano in orizzontale nella propria metà campo, ora Ciala allarga bene sulla sinistra per Basto, c'è spazio per avanzare, poi alza la testa Basto, prova un cross, questo abbastanza impreciso, la rimette fuori il Victoria, attenzione, e la palla si impenna a metà campo, Ciala la ruba per un attimo, ma il Victoria vince il rimpallo e può ripartire, attenzione alla palla lunga, ancora una volta a cercare Bessey, sembra in anticipo Skriniar, sembrava perché Bessey gli toglie il tempo e gli ruba la palla, qua sbaglia nettamente Skriniar, pallone all'indietro, attenzione alla Victoria, sulla sinistra, prova il cross, no? Poi torna indietro sul destro, il numero 88, poi palla Mosquera che finta su Skriniar, prova ad andare fino in fondo, Skriniar rimane lì, arriva il cross, una deviazione forse, e corner per il Victoria Pilsen, qua ha sbagliato male Skriniar perché era in netto anticipo su Bessey, che è vero che è veloce, però Skriniar aveva un metro di vantaggio e non ho capito se ha sbagliato il passo, se ha sbagliato l'intervento, Bessey gli ha tolto il pallone ed è andato. Vabbè, comunque 39 di gioco, corner per il Victoria. Come si chiama quello lì che è andato in più? Vediamo chi si incarica della battaglia. No, però Skriniar sta ritornando ai suoi. Visto che c'è uno che ha la stessa faccia di Maria, ai suoi valori. Sì. Attenzione, calcio d'angolo. Sì, è vero. Calva, c'è un po' le orecchie meno svento. Calva però. Col destro. Ha pensato a un corner corto, poi ha visto Barella, arriva al cross sul primo palo! Mamma mia, palla che attraversa tutta l'area piccola. Noi sulle palle alte non ci arriviamo mai. Tutti i gol presi quest'anno, anzi la maggior parte dei gol presi quest'anno sono cross in mezzo. Noi non ci arriviamo mai, anche qua arrivano in quattro sul pallone, tutti che aggrediscono il primo palo, la palla passa sull'area, nell'area piccola, esatto. Non c'è nessuno dei nostri che ci arriva. E qua chi la prende gol, Ho capito, ma è possibile sulla che noi ogni volta porta, sui cross, sempre, con i colossi che abbiamo lì, non ci arriviamo? Magari parlavano di altro, questo, non so se stavano questo parlando di questo. Usciva un po' troppo, Sì, esatto, esatto. Ma sì, sai che cosa? Barella, gran lancio per Dima, che stoppa molto bene! E sono 2-0 per l'Inter! Gran lancio di Barella sulla sinistra per la corsa di Di Marco, che è bravissimo in corsa a stoppare la palla col sinistro e poi porge un pallone sulla linea di porta in orizzontale dove Dzeko deve solo appoggiare. 2-0 per l'Inter, Edin Dzeko, 43 minuti di gioco,
Dai ragazzi, dai, dai, dai. Io i miei due li ho fatti. Sì, calma, 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 calma e Jess. I miei due li ho fatti. Due, è vero. Questo, i miei li ho fatti. Questo va detto. Calma, allora, Jess. Sempre da sinistra nascono le azioni sempre dell'Inter. Sempre a sinistra, vero. Palla per Di Marco e poi Di Marco la mette. Vediamo se è tutto buono. Sì, sì, buono, sì, buono, sì, buono, buono. C'è Pernica che tiene in gioco Di Marco. E poi il cross. Baga ha fatto una bella cosa Di Marco. Anche non sembrava, Barella, però, ragazzi. Barella sì. Fa una sì, però Di Marco, guarda che ha fatto un controllo. La stava perdendo. La stava perdendo. Di Marco. Una bella azione questa. Ma via, subito. No, non era facile. Di Marco è stato bravissimo. Bravissimo. Sì, forse tra tutti, Di Marco è stato più bravo. Un passo, palla in mezzo. Sì, giusto, non era facile. Sì, sì, no. Azione perfetta questa dell'Inter. L'ha controllata bene. E dunque 2-0 al minuto 43. Facciamo così. Andiamoci adesso in pubblicità. Così torniamo per vivere tutto l'intervallo assieme. Ovviamente. Tutti i commenti, Inter che insomma sta facendo il suo dovere, quello che doveva fare. Sue posizioni, l'Inter rimane ad attaccare, prova il pallonetto in area di rigore, Barella, Lautaro, Dzeko! Edin Dzeko! Minuto 66, il cigno di Sarajevo, fa doppietta personale, 3-0 dell'Inter contro il Pilsen, al minuto 66 siamo 3-0, non ti voglio sentire tutto questo entusiasmo, io voglio sentire, non è ancora, lui ancora, non è tranquillo, va bene? Però diamo a Cesare, aspetta, fuori gioco, mi sa che fuori gioco di Lautaro, mi sa che c'è fuori gioco di Lautaro, ma non lo so, sì, sì, mi sa fuori gioco di rientro di Lautaro, mi sa che c'è fuori, bisogna capire dal VAR quando parte la palla dal piede, ma io farei a meno di vedere il VAR, però è gol, io darei il gol buono e basta. Ma è meglio la Dinamo Zagabria o Salisburgo? Tu stai già pensando all'Europa League, inizia a fare i tuoi calcoli. Seguito il girone. Ma sai che bello, eh? Juve. La Dinamo Zagabria ha vinto un po' contro, anche contro il Chelsea. Battuto il Chelsea la Dinamo Zagabria. No, Zagabria. Però Zali, non c'è andato Salisburgo. No, ma ragazzi, secondo me è fuori gioco. Allora, sì, vediamo, sì. C'è bisogna il capire check. Quando io è partito detto, il pallone dal piede, però dalla sensazione che ho è fuori gioco. Vediamo un po'. È vero, è vero. No, è buono, è gol, è buono, è buono, 3-0 Inter. Dici che in Europa abbiamo fuori il palazzo a favore. No, no, me non c'era la ci ho parlato, gli ho detto, gli ho mandato un messaggio, non annullatelo, perché sennò la media non va bene. 3-0 doppietta, allora di Dzeko. Si vede che nel momento del tocco, del passaggio verso Dzeko, mi pare, verso Lautaro. Lautaro. Lautaro posso andarmi dentro a dire un'altra cosa? Vai, vai, vai. Il quarto lo fa Lukaku. Il quarto lo fa Lukaku. Sì. E mi vuoi dire anche chi lo farà del Pilsen? Autorete. Ah, sarà una autorete. Sì. Autorete. Secondo me lo butta dentro Bastoni. Ecco. quindi gol di Lukaku e sì, autogol di Bastoni. Oh, mi sa che stai diventando partita meglio di Barbato, guarda, col pendolino. Barella, mani indietro, adesso vediamo Inzaghi perché siamo al 70esimo, quindi 68esimo. Credo che sul 3-0 fra poco arriveranno i cambi. Lautaro spinto da dietro. Adesso lo chiamo a Simone, gli dico di mettere subito Lukaku. Onana, lancio lungo sulla destra. Ma c'è qualcuno monito? Fantastico per il petto di Lautaro. Lancio di Barella. Vediamo se ci arriva Dumfries. Se ci arriva fa un mezzo miracolo. No. Infatti non Bastoni, ci può arrivare. Bastoni ha monito. Fallo laterale per il Victoria. Zona difensiva di sinistra vicino alla bandierina dell'auto. Ci sarà probabilmente adesso anche qualche cambio perché il risultato te lo Bastoni, permette. Bastoni ha monito. No, Bastoni deve lasciarlo dentro. Non cominciamo, Ezio. Bastoni deve lasciarlo dentro. Deve fare dentro l'autogol che ha chiesto no, Biondi, giustamente. Era ammonito. Ma non è ammonito. No, in questa partita. Questa partita, cioè è diffidato, diffidato. Se dovesse prendere la munizione salterebbe la prossima partita. Sì, però comunque non c'è nessuno ammonito nell'Inter. No, questo no. Ma quando è che si azzerano poi le munizioni? Alla fine del girone. Girone, quindi la prossima partita. Beh, capito. E mi farei buttare fuori adesso, non credo prendere la munizione. Che il nostro target sia vincere il girone, cioè va, no, bene, comunque, va bene così. Comunque dopo il girone anche perché si azzera tutto. Perdere oggi il Bayern. Ah, quindi vabbè. Quindi non c'è, no? Chi? Dopo il girone le diffide si azzerano, a parte le espulsioni, chiaramente. Claudio sta vivendo su un altro mondo. Sì, lui vive su un altro mondo. Ma è colpa mia che vado da lui, effettivamente. Lo devo lasciare lì a pensare all'Europa League. È solo passata sta competizione, non mi interessa. Torniamo da Filippo. Allora, l'Inter adesso si diverte, vuole insomma cercare ancora il gol. Ancora Dima dalla sinistra, stavolta sbaglia tutto, si lamenta con una zolla del campo, Claudio, sorride. O la Superlega o l'Europa League. Vabbè, ah, quella arriva su questo. Beh, però sarà una bella Europa League, eh? Arrivano i cambi, arrivano i cambi. Allora, Vittoria, però. Uno lo fa il Vittoria, esatto. Barcellona, Juve, forse il Attenzione. Milan.
Perché hanno come sponsor Vlahovic? Cosa? Perché hanno come sponsor Vlahovic? Dusan. non lo so. Cambio per il Victoria Pilsen. No, mi stupisce un po' che Inzaghi però non faccia cambi, nel senso che sabato è un'altra partita. Non ci sono ammoniti. No, ho capito che non ci sono ammoniti, ma devi dosare le energie. No, perché lui di solito i cambi li fa quando ci sono gli ammoniti. In questo momento si trova spiazzato. Quindi no, tu dici, in quel caso non li fa. È pronto Aslani. Eccoli, li ho chiamati. È pronto Aslani e anche Correa. Sono pronti Correa. Aslani e Correa. Comunque sì, lo sponsor sono degli escavatori. Esce Dzeko. Lo sponsor del Vittoria Pinze. Esce Dzeko, no, entra Correa. Degli escavatori. Ecco, quando esce, pensavo che era la lasciate parlare Filippo, se no non si capisce niente a casa. Chi è che esce, chi è che entra? Esce Dzeko, entra Correa, esce Çalhanoğlu, entra Aslani. Quindi Correa, vediamo se Correa in una serata così, insomma, trova... Mi no, fa paura, vedo Thomas un po' sfiduciato. Sì, sul 3-0 non avrà neanche motivazioni a giocare, secondo me. Però, vabbè. Vediamo se Correa, più che altro Thomas, entra con un po' di verba. Esatto, quello, almeno che si dia da fare. Perché se, in questo momento se ci noi abbiamo tre attaccanti, adesso entra Lukaku che è il quarto, ma per due mesi abbiamo avuto a disposizione tre attaccanti. E Correa è come non averlo avuto. Quindi anche contro la Fiorentina, fino a che è stato in campo Correa, abbiamo giocato con uno in meno. In forma proprio. No, ma l'ha detto proprio Bastoni, Alessandro, sì, l'ha detto Bastoni, abbiamo parlato, insomma, c'erano atteggiamenti che non andavano bene, ci siamo parlati e ora va tutto diversamente. Romelu, limite dell'area di rigore, buono il pallone ancora per Correa. Romelu! No! Su assist di Correa, Romelu Lukaku torna e in tre minuti segna, Romelu Lukaku 4-0, Romelu Lukaku. Ma perché? Con la mamma in panchina, l'hanno inquadrata la mamma di Lukaku in panchina che festeggia, e beh, un bel rientro direi, adesso... Al di là della partita che ormai è bella finita, l'azione, però ragazzi. Fa un gran gol qui Lukaku. No, però protegge il pallone, esatto, dall'attacco. Si appoggia dalla palla in orizzontale a Correa, in mezzo a quattro maglie bianche. Correa poi è bravo a ridargli la palla sulla corsa, perché non era ci una mancherebbe palla facile. Una cosa doveva fare. No, vabbè, ho capito. Questo... però non era facile. E poi Lukaku lì davanti non trema e di sinistra mi viene la mette in mente, sul primo palo. Forse proprio qua ne parlavamo, qualcuno diceva, non mi ricordo chi... ma anche portare Lukaku ai mondiali, chissà come tornerà da questo infortunio. Eccoci qua. La risposta direi la risposta che è questa buona. Qua dopo tre minuti. Allora andiamo in pubblicità adesso, torniamo per il finale della partita, poi ovviamente tutti i commenti. Forse era fuori gioco. Batte il Victoria Pilsen 4-0 e vola Bastoni. Aspetta, per rovinare, aspetta, per rovinare le statistiche sei fatto apposta. Volevo chiedere a Xavi se gli è piaciuta la partita, perché ha detto che l'avrebbe guardata con tutta la squadra, Lo saluto, ciao Xavi, sei simpaticissimo. Allora l'Inter è agli ottavi, andiamo a vedere la classifica del girone adesso aggiornata. Adesso quello che succederà stasera al Camp Nou non interessa più all'Inter, o meglio le può interessare sul discorso primo posto, perché comunque in questo momento l'Inter ha 10 punti, 2 dal Bayern. Se il Bayern stasera non vince, l'Inter comunque tra una settimana va a Monaco e si può giocare il primo posto, che è sempre comunque un obiettivo importante, anche se poi quello che conta davvero è andare agli ottavi. L'Inter ce l'ha fatta. Filippo, direi di fare gli up and down complessivi di questa partita. Sì, allora... i tre metto Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Di Marco. Quindi Çalhanoğlu, Mkhitaryan e Di Marco sono i tre che salgono, con che voto? Di Marco 7.5, Mkhitaryan e Çalhanoğlu 7. Quindi Di Marco 7.5, migliore in campo, Mkhitaryan, Çalhanoğlu 7. Eccoli qua. Perfetto, ok. Eccoli qua. E mai down, sinceramente, no. Uno c'è. Non lo do neanche a Correa. No, uno c'è. A parte che Correa ha fatto l'assist a Lukaku per il 4-0. Pensaci bene. Bastoni, 3 gli do. Perché non ha fatto l'autogol che voleva lui. Si prende 3 bastoni stasera da me. 3 si prende. No, giù nessuno. Thomas? No, tutto... Soddisfatto, insomma. Soddisfatto, direi che... sì. Una bella vittoria. Abbiamo passato il turno. E adesso vediamo le altre, cosa sono in grado di fare settimana prossima.
Cosa Claudio? Sono annoiati anche loro che hanno vinto nelle... Sì, ma perché la Champions, dici tu, che non dà più emozioni? Comunque hai ragione, è una grande Europa League sarà. Sì, ma non è detto che la Juve la faccia, io vi do questa notizia, la Juve non è sicura di andare. Ma a prescindere, guardiamo le squadre che ci sono finora. Sì. Il Barcellona è ufficiale da stasera, il Barcellona è un'altra delle squadre che va in Europa League. Barcellona può andarci l'Atletico Madrid, il Liverpool, sono le due romane, lo United, l'Arsenal, può andarci il Tottenham. Tottenham però è primo nel girone, un punto sulle altre due. È la Volpe l'uva, no? È un po' così. È così. Tu invece ormai hai fatto la bocca lì. Io ormai ho la bocca buona. Calma. Sono tornato nel calcio. Ma il Milan non è calmamente qualificato. No, il Milan non è calma. Il Milan deve non perdere contro il Salisburgo per esserlo. Cioè basta il pareggio. Questo che era passato. Comunque volevo dire una cosa. Il Vittoria che ha deciso dopo stasera, visto che ha preso 14 gol tra Bayern, Barcellona e Inter, di cambiare nome in Sconfizia. Sconfizia Pilsen si chiamerà la prossima volta. Questa non eri preparata, ma poi tiro fuori. Posso azzardare a dare un pronostico nell'ultima partita del Milan? Vai, Milan-Salisburgo. No, per favore, no. Lo dai perché l'Inter lo dai per par condicio, lo dai anche al Milan. Dallo, ti do. Vai, hai il mio permesso. Secondo me perde 1-0. quindi passa il Salisburgo, il Milan è eliminato. Secondo me perde 1-0 in casa. Smaila, vuoi replicare? No, io accetto. No, anche perché vi aggiungete all'Europa League. Sì, ma che te frega, ma viene con l'Europa League. Anche tu, Autorete di Tomori. Tu ce li hai con le autorete. C'è sempre autorete nei tuoi pronostici. Non hai influenza sulle squadre avversarie. La tua puoi dire. Immagina se accade. Come l'avete visto Lukaku adesso, al di là del gol, però è rientrato bene. Ma l'aveva già detto quando era prima di entrare? Mi so se ha detto. Hai sentito? Sì, ha fatto così. Lo faccio io. Quindi venite dalla parte di Fierro che lo vuole titolare sabato sera. Assolutamente. Con la Dai ragazzi, ma adesso ha fatto gol, siamo tutti felicissimi. Sprazzi di Lukaku in questi 10 minuti di otto. Gioco. 8 più recupero, sono 8 più 3, sono 11 minuti. Magari un bel tempo con la Sampdoria e poi con la Juve subito dentro, però. Forse anche meno di un Lukacone. Zuliani lo vuole, ha detto che lo vuole. Il vero Lukaku noi lo vedremo quando incominciano a essere gli spazi loro, per capire se agli altri di prima. Perché nelle partite comunque statiche dove si chiudono in difesa, Lukaku mi ha fatto fatica. Certo, quando c'è il campo è lì che chiaro, poi vediamo. Quelle sono le sue caratteristiche. Vado subito a presentare i nostri ospiti. Ritroviamo Alessandro Biondi. Ciao Ale, ben ritrovato. Ciao a tutti. Bello sereno, adesso stai lì. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Dura, difficile. Sei sudato? Ti vedo provato. Claudio Zuliani, buonasera. Buonasera a tutti. No, vabbè. Cosa devo dire? Lo so. Se vuoi fare scambio, io sono andato a letto alle 2, ho provato a dormire, non ho dormito, mi sono pure riguardato la partita, ho iniziato stamattina a rispondere, vedi la tu. La domanda vera è perché ti sei riguardato la partita? Per farti del male? Perché volevo capire se c'erano delle cose positive a cui potevo attaccarmi. Le hai trovate? Sì. Molto poche. Vabbè, già qualcosa. Va bene, dai, poi ne parleremo diffusamente. Danilo Saruggia, ciao Danilo. Ciao, buonasera a tutti. Svento la bandiera nerazzurra. Bene. E non è una cosa da poco, visti i tempi e l'aria, bianca, l'aria che tira. Conoscerete la frasona di Vincent Lombardi, considerato il più grande coach di football americano di tutti i tempi. Testuale, aperte le virgolette, nello sport la vittoria non è la cosa più importante, è tutto, chiuse le virgolette, punto. Togliami la curiosità, Danilo, perché la palla canestro la chiami palla al cesto e invece poi citi il football americano? Curiosità. Che senso ha questa domanda? La pallacanestro la snobbi come se fosse uno sport secondo piano e poi mi fai le citazioni del football americano. Se lo sport si chiama football americano, io dico football americano. In Italia si dice palla al cesto o palla al canestro e non basket come perché? Va bene, è una discussione che ci veramente ci terrà da approfondire. Vogliamo parlare di volley. Durante le pubblicità vi garantisco che poi ne parleremo in maniera molto diffusa. Mariana Montagnino, buonasera. Grazie, buonasera a tutti. Ciao, come la va? Tutto bene? Tutto bene. Perché voi vi eravate incrociati. Una gioia ho avuto nelle ultime due settimane, una. È vero. Settimana l'altra. L'avevo detto. Settimana l'altra Mariana era esattamente al posto di Alessandro e hanno fatto questo derby Toro Juve con Mariana che era convinta. No, ma più che altro abbiamo vinto contro l'Udinese, quindi abbiamo vinto contro i bianconeri sbagliati. Esatto. No, tra l'altro ci avete anche fatto un favore perché avete battuto l'Udinese e non gli abbiamo rosicato 3 punti. Però Francesco, io un quarto d'ora. Aspetta, fammi salutare Fabio Santini. Ciao Fabio, merito. Ciao Francesco, complimenti al Milan ieri sera, complimentissimi all'Inter che in un
girone che la vedeva già esclusa, magari riesce addirittura a arrivare prima. Vediamo la settimana prossima. Vediamo come va Barcellona-Bayern stasera e poi naturalmente Bayern-Inter domani sera. È con grande piacere che ritroviamo anche Paolo Vinci. Ciao Paolo, ben ritrovato, che bello vederti. Ciao Francesco, grazie, buonasera a te, buonasera a tutti gli ospiti, a tutti i telespettatori. Ma che camicia hai su? Rossonera, no, come la maglia. Ma dai, cambiati, scusa. Paolone, Paolone. Ma no, non va bene, dai. Mi fa male agli occhi, quei colori lì abbinati mi fanno male agli occhi. Non so cosa facciamo. Ma sono i colori campioni d'Italia, Danilo mio. Ecco, sono un'altra osservazione che mi manda in bestia, campioni d'Italia. Grazie a un regalo di un certo signore. Eh beh, tecnicamente c'ha ragione. Grazie a un regalo che hanno fatto ai signori di quella squadra là. Vabbè. Che ha fatto un certo signore. Vabbè, ne parleremo poi diffusamente anche di questo, ovviamente. Al Milan manca un punto. Eh? Al Milan manca un punto solo. Sì. Contro Salisburgo, No, sì, perché non c'eri prima. C'è già il verdetto. Ah. Chi è che ce l'ha? Abbiamo prima fatto... Ah, scusa, me l'ero perso anch'io. Perché prima ero in regia, me l'ero perso. Prima ho detto che l'Inter avrebbe vinto 4-1 con... Quel maledetto non ha fatto il... Come si dice? L'autogol. L'autogol. E poi mi hanno detto... Ma cioè, ti sei un giocatore della tua Inter maledetto. Sì, certo, doveva fare l'autogol. Mi ha sfasato tutti i piani. C'avevi... Perché ho detto il quarto l'avrebbe fatto Lukaku, Anche No, lo so, ho sentito. E poi mi hanno detto, ma ti senti di fare i pronostici? Ho detto, sì, secondo me il Milan... Perde 1-0. Ah, col Salisburgo. Se posso dire una cosa invece inerente l'Inter. Allora, secondo me non era così scontato che questa sera calasse addirittura il poker. Perché comunque se analizziamo la partita che si è svolta qualche giorno fa contro la Fiorentina, fino agli ultimi secondi, squadra, comunque hai rischiato il pareggio. Allora è stato bravissimo la reazione nel vincere 4-3 con la Fiorentina. Però effettivamente se la analizziamo da un punto di vista, per dire, della linea difensiva, l'unico che si salvava era Skriniar, perché poi un Acerbi che lascia calciare di sinistro Iconè, che l'avrebbe intuito chiunque, già lì è un errore veramente troppo ingenuo. Lo stesso Correa. Ancora Simeone, doppietta per lui. 15 minuti da urlo per il Ciolito e il Napoli vola senza nessun problema verso questo primo posto nel girone, che sarebbe meritatissimo ma anche un grande risultato, perché anche qui non era un girone difficile come quello dell'Inter, però il giorno del sorteggio, quando sono usciti Liverpool e Ajax, non era considerato neanche facile. E in questo momento il Napoli invece lo sta rendendo semplicissimo. Il cross alla sinistra, Simeone in corna di testa al volo, va a battere McGregor, cross di Mario Rui, un gol con cross di Lorenzo e adesso un gol con cross di Mario Rui. Credo anche quarto, i terzini. Vero? Potrebbe essere il quarto in questa Champions, se vado a memoria. Allora lui ha segnato uno con Liverpool, uno con l'Ajax e due stasera. Sì, quattro gol. Quattro gol giocando solo stasera da titolare. Tra l'altro. Federico, girone difficile, bravo, del Napoli senza sapere la squadra del Napoli quando sono usciti i sorteggi. Tali eccetera. È uno bravo questo ragazzo. Assolutamente. Sì, è uno bravo e il paradosso è che è la terza punta. Scelta. Ma io mi chiedo, Giuliani, ma veramente, a parte di scherza, 40, 30, 35, se secondo l'avete pagato, Ken. Chi? Ken. Sì. Ma uno come il Ciolito. Avevamo venduto 37, quindi in sostanza zero. Sì, però uno come il Ciolito. Al posto suo. Non lo so. Io penso che quando finirà la carriera al Ciolito non avrà vinto niente, però posso sbagliare. Però posso dire, cioè la Juventus ha, fino a prova contraria, forse il più forte centravanti del campionato. Che poi non si sia riusciti a trovare la giusta cosa adesso, anche se è anche infortunato. Quello è uno, quello è uno. Ma il problema non è lì, il problema è... Però io, il Ciolito, io alla Juve lo avrei preso, al posto di Ken l'avrei preso tutta la vita. Cioè questo ogni volta che entra in campo hai segna. Comunque il più forte centravanti in teoria del campionato. E uno non può giocare sempre tutte le partite. Cioè, il famoso Ciolito sono anni e anni che è in circolazione, però. Sì, ma dove ha giocato? Però. Dove ha giocato? Se non ha giocato in grandi squadre sarà un motivo, immagino, non so. Va bene, vedo, ragazzi. Non ho visto la fila delle grandi squadre per prendere Simeone quest'estate, Però. Ci prendiamo due minuti. Altra notizia positiva, caro Danilo. Sì. È il ritorno con gol di Romelu Lukaku dopo due mesi esatti. Sì, 26 agosto Lazio-Inter. Lui poi si fa male, resta fuori due mesi
con tutto questo mistero che ha accompagnato una ripresa laboriosa. Non si è saputo qual è stato il suo vero malanno, ma prendiamola comunque bene. Sentivo dire in queste ultime trasmissioni, attenzione, sarà difficile per Lukaku la ripresa, pesa 100 kg, c'ha il 49 di piede, perché abbiamo scoperto. Una certa sera è venuto un signore e ci ha detto, vi posso dare la notizia, che Lukaku è il giocatore con la scarpa più lunga nella storia del calcio mondiale, numero 49. Gli crediamo, vabbè, non lo so. Comunque i pochi minuti che ha giocato mi sembra, non è il Lukaku che abbiamo conosciuto 2 anni fa, però ragazzi, Lukaku è uno da prendere e tenere comunque sempre. C'è un solo punto interrogativo. Allora, lui è il classico giocatore che è andato bene, almeno non possiamo avercelo dimenticato, con un certo gioco vuol dire il gioco del signor Conte Antonio. Forse con il successore del signor Conte Antonio potrebbe avere dei... Mi sfugge il nome di chi è? Potrebbe avere dei... Mi pare che si chiami Inzaghi Simone, ah, okay. una roba del non genere. Non glielo dico. Tra l'altro, io vi ho detto che la mia simpatia con questo signore qui è cominciata il 5 giugno del 2002. Sì. Il 5 maggio, i fusi come Immobile, dato il mortal sospiro, se volete vi recito sì, tutto il 5 maggio. Di Lukaku, io Fabio? Ti dico una cosa, Francesco, adombro qualche dubbio, cioè sono convinto che certi grandi giocatori guariscano adesso, che mancano un paio di settimane, 3, all'inizio dei mondiali e stiano bene, e Lukaku potrebbe essere uno di questi, fermo restando, ricordiamoci, che è un giocatore che ha giocato molto poco l'anno scorso, che è ingrassato molto e ancora adesso sta smaltendo il sovrappeso, e vediamo come si troverà nello schema di Simone Inzaghi, che comunque invece aveva fatto di tutto perché lui rimanesse quando decise di andare via. Vediamo cos'è, però... Quest'Inter ha trovato la quadratura senza Lukaku e senza Brozovic. Lo dico sempre, ma è un paradosso che mi piace molto. Beh, però anche lì, Alessandro, mi attacco, poi riprendiamo il discorso Lukaku, con tutto il bene che vogliamo a Danilo, senza Brozovic l'idea di mettere Calhanoglu e di Inzaghi. Cioè, certo, la prima scelta è, non c'è Brozovic, io metto Aslani, l'ho preso per questo. Aslani in qualche modo vedi che non gira... Ti inventi, perché in questo caso bisogna dargli i meriti, no? Come diciamo spesso, quando c'è da bastonare si bastona, ma sì, quando c'è da riconoscere un merito, un'intuizione, no? No, è stato bravo, è stato bravo. Calhanoglu, un regista, è una grande intuizione, secondo bravo. Me. È stato bravo, ma io e Inzaghi due cose gli imputo. Uno sono i cambi, che ogni volta che qualcuno è ammonito fa dei cambi che fanno paura. Ci sta. La seconda cosa è che non ha la tenacia che può avere Conte o Mourinho, è un po' morbido, è molle, diciamo. Non è uno che negli spogliatoi si fa sentire col vocione. Però è sempre senza in qualche voce. Modo lo sì, seguono. Però... Perché se vai a fare una partita come quella di Barcellona, vuol dire che c'è il gruppo dalla tua parte, perché cioè uscirne con un 3-3 a Firenze sabato. Però scusa, una curiosità mia questa, ma perché noi dobbiamo sempre pensare che l'allenatore bravo è quello che urla? No, non quello no, che urla. No, è però quello che si fa sentire, quello che urla, che si fa sentire, che provoca. No, però la personalità, perché ragazzi, ma perché... Mancelotti non è così, Zidane non è così. Lo stesso Allegri che ci ha criticato, no, ma dice 5 se vogliamo così, no, persino Guardiola non è così. Non è vero che Inzaghi non urla. Urla e si fa sentire. Urla e si fa sentire. L'atteggiamento che tiene in campo non è urlare, e salta da una parte e salta dall'altra e gesticola, eccetera, ce l'ha esattamente come può avercelo negli spogliatoi. A me risulta che si fa sentire. Non è vero che è un... Ma secondo te, Inzaghi... È vero che non ha la personalità. Ecco, ma non, che non ha la personalità di Conte, non ce l'ha la personalità di Mourinho. Facci caso, all'Inter chi ha vinto? Mourinho. Una personalità della Madonna. Trapattoni, personalità della Madonna. Herrera, personalità della Madonna. Bersellini. Come si chiama?
Mancini, che non è un uomo tanto morbido. E Conte, Eugenio Bersellini, che non è morbido. Cioè, gente dura. Gente dura. La gente morbida, quello non ha mai funzionato. Ma no, ma è così in tutte le squadre, mica solo nell'Inter. No, ma infatti ragazzi, all'inizio campionato si temeva che la squadra non stesse dietro l'allenatore, comunque per questa... Poi è stato bravo anche proprio con il lavoro che ha fatto in attacco. C'è stato qualcosa nella squadra. Guarda Nino, ti dico solamente una cosa. Hai visto le ultime partite, non le ultime, queste qui, diciamo le prime 5-6-7 partite, Barella in campo cosa faceva? Cosa era un gesticolare, continuo, sbuffava. Se c'era Conte, entrava così. in campo, posso garantire. Anche con altri, non solo con Conte. Lì invece ha continuato. Però mi permettete di dire che secondo me, a un certo punto i giocatori tra di loro si sono parlati e hanno detto basta inveire l'uno contro l'altro, facciamo, siamo una squadra, facciamo la squadra. In questo senso io non so quanto abbia influito Inzaghi, vedo più una presenza di qualche leader all'interno dello spogliatoio. Paolo, come la vedi su questa, chiamiamola, resurrezione dell'Inter dopo momenti molto difficili? Sì, l'ho detto tu poco fa, che effettivamente Inzaghi ha i suoi meriti, non c'è dubbio che proprio nel momento peggiore in cui tutto poteva sembrare cascargli addosso è riuscito a trovare un equilibrio. La decisione di mettere Çalhanoğlu effettivamente davanti alla difesa in quel posto di Brozovic, che è il motore di tutto, il centromediano metodista, il rotore di tutto. Non aveva alternative, ha messo quello che aveva Slani. E come? Aveva Slani, l'hai preso apposta. Ma non è ancora pronto quello lì, abbiamo visto cosa ha fatto, Danilo, cosa ha sbagliato contro il... Un merito ha dato Inzaghi da questo punto di vista. Capisco che il background dell'allenatore interista, la tipologia, hai citato Bersellini, ma poi io citerei Renio Herrera prima per arrivare a Trapattoni, per arrivare a Mourinho, per arrivare ai giorni nostri a Conte. È quello di un allenatore, diciamo, sanguigno sotto questo punto di vista, è anche un po' despota nella gestione dello spogliatoio delle risorse umane calcistiche. Però non c'è dubbio che Inzaghi ha il suo modo di fare, che lo scorso anno, insisto, non ha perso lo scudetto perché ha fatto 84 punti, ma è stato il Milan bravo che ne ha fatti 86. Ma, no, ma cosa dici, ma no, Paolo? Ma no, è stato regalato, ma no, a voi, ma no, dai, a voi di quella, dai, squadra lì. È stato regalato lo scudetto che priva, dai, l'Inter anche della seconda stella. No, ma cosa dici, Paolo? Onore, allora, il Milan ha vinto, l'ha vinto meritatamente. Tutto sarebbe stato riparato con una vittoria a Bologna, che io dico sempre, continuo a dire questa banalità e voi adesso vi metterete a ridere. Con l'allenatore del Forte dei Marmi, l'Inter a Bologna vinceva e finiti tutte le polemiche antecedenti. Ma lascia stare Bologna, siamo al 70esimo, al derby l'Inter vince 1-0. Vi ricordate i cambi che ha fatto? Ha tirato via Barella. Avresti dimenticato tutto il resto. Barella ha tirato fuori contemporaneamente Barella, Perisic, Lautaro. Ha messo dentro Gagliardini e altri due giocatori. Ma c'hai ragione, scusami. Continuo a dire che con tutte le cose strane che aveva fatto, che noi abbiamo messo buone nel nostro... e meno buone, eccetera, bastava vincere a Bologna e tutti si sarebbero dimenticati di quello che era, che era successo sette prima. Sette partite abbiamo fatto. A Bologna l'Inter ha perso uno scudetto contro con tutto il rispetto. Caro, se l'anno scorso c'era Conte, a marzo lo scudetto finiva. Era già segnato. Un altro, scusate, l'Inter lo scorso anno ha ritenuto il lavoro di Inzaghi perfetto, tant'è vero che gli ha rinnovato il contratto nonostante le difficoltà economiche, sappiamo le difficoltà economiche sulle quali Marotta si è saputo gestire la società, e gli ha rinnovato raddoppiandogli il contratto. Intanto Federico, novità nel girone dell'Inter. Sì, arriva il raddoppio del Bayern con Choupo-Moting a Barcellona e quindi insomma Bayern che è sempre più vicino a chiudere con il primo posto, perché se il Bayern vince di fatto l'ultima partita, quella di Monaco contro l'Inter, non conta più nulla, perché sarebbero già Bayern e seconda. Barcellona 0, Bayern 2. Sì, sì. Vi segnalo anche che il Tottenham di Conte sta perdendo con lo Sporting. E quindi in questo momento non è un momento semplice per Conte. Ha perso anche ha perso in casa col Newcastle domenica, aveva perso con lo United mercoledì, e insomma sarebbe la terza sconfitta di fila. E rischia di arrivare terzo.
in questo momento sì, rischia di andare in Europa League. In questo momento il Tottenham è a pari punti con l'Eintracht, è a pari punti con l'Eintracht ed è un punto avanti al Marsiglia, quindi è un girone estremamente equilibrato. Poi ovviamente, eccolo qua, ce lo mostra prontamente la nostra regia, lo Sporting è vincendo a Londra, in questo momento balza a quota 9, sì. Tottenham ed Eintracht a 7 con il Marsiglia a 6. E l'ultima giornata c'è Marsiglia-Tottenham a Marsiglia. Marsiglia-Tottenham e tornando in Francia. Al discorso allenatori, sì. Ad Antonio Conte, che nessuno, me compreso, vuole togliere i meriti perché è un grande allenatore, però se noi continuiamo a dire no, che solo un certo tipo di allenatore è bravo e vincente, allora bisogna iniziare a spiegarci come mai l'allenatore più bravo di tutti è vincente. Con la Juve esce in Europa League in semifinale con il Benfica, con la Champions League della Juve esce ai gironi col Galatasaray, con il Tottenham rischia di arrivare terzo in un girone abbordabile e vado avanti perché la striscia è lunga in Europa. E allora se fosse la siamo così semplice le vince tutte, no? Io non, detto è, non è così. Io ho detto all'Inter, perché poi prende Ancelotti, uno calmo, no, e vince dappertutto. Ma io ho preso spunto da te, per ma anche poi alla fine c'è la descrizione girone, dell'allenatore. Anche all'Inter è uscito due volte in girone in Conte. Esatto, sì, sì. No, quindi ma c'è sempre la descrizione di quel tipo di allenatore come vincente e gli altri invece sono morbidi. Non è vero, non funziona. Poi a proposito così. Dopo la partita, la cosa importante, il titolo, come si dice in questi casi, è l'Inter non è in vendita, ha detto Steven Zhang. Ha detto testualmente, leggo, negli ultimi 3 o 4 anni la società è stata ed è tuttora al centro di diverse speculazioni. Dobbiamo concentrarci su noi stessi, non sto parlando con alcun investitore, il club non è in vendita. Abbiamo oggi ottenuto un risultato importante, nessuno poteva immaginarlo 6 anni fa, tutti desiderano il meglio dell'Inter. Con questa qualificazione agli ottavi abbiamo vinto 3 titoli, qui credo che ci sia un problema di traduzione perché è evidente che non titoli. Questo dimostra che le scelte per il club sono quelle giuste. Ogni anno abbiamo aumentato le capacità dell'assetto e lavoriamo per migliorare costantemente senza accontentarci mai. Oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra vincente dentro e fuori dal campo. Poi ha parlato anche di Milan Skriniar dicendo ogni estate, ogni anno vedono che stiamo cercando di migliorare la rosa e anche quest'estate abbiamo fatto del nostro meglio per rendere competitiva la squadra. Skriniar è un giocatore incredibile, sa quanto ci tengo e rimanga e sono fiducioso che riusciremo a trattenerlo. Quindi questo l'Inter sì. Non è in vendita, no. Proveremo a tenere Skriniar. Ed è una bugia che nel... Quale delle due? No, quello che l'Inter non sia in vendita. Allora tutti, l'ha detto Zhang. Ragazzi, tutti, però, dobbiamo tutti anche... i grandi giornali di economia, primo fra tutti Financial Times, il che grande, è grande, una Bibbia. Il è una grande Bibbia. Cottarelli, il beh, grande però, Cottarelli, Fabio, però Elio puoi, Corno, però tutti quanti, cioè... Ci risulta che l'Inter sia in vendita, che gli ultimi viaggi del signor Zhang negli Stati Uniti siano stati compiuti anche dribblare. Per mettere a punto poteva tutta l'operazione. Però, finisco. Su Skriniar credo che abbia ragione, ma l'Inter è intenzionata ad alzare il premio a 6 milioni e mezzo per Skriniar, che non rimane insensibile all'idea di essere stato destinato quale capitano della squadra. Dopo, diciamo... Però... Fabio, dobbiamo la messa anche in panchina di Handanovic. Dobbiamo ma anche in un in qualche... momento in cui hai le trattative in corso, non puoi dire che l'Inter è in vendita. No, però poteva dribblare, poteva rispondere in un altro modo, cioè no e no, poi noi è un'affermazione, Però dobbiamo cioè, no, prendere atto di questa cosa, no? No, ma al di là dell'affermazione che è stato scritto. No, ma al di là dell'affermazione. Adesso tutti hanno sbagliato. No, ma l'affermazione importante non è in vendita chiaramente, è quello che dice dopo. Parla di speculazioni. L'Inter oggetto di quindi lui sta dicendo che tutto quello certo, a chiaro, cui loro fanno infatti, riferimento articoli certo. Non è vero. Dice lui. Negli ultimi 3-4 anni la società è stata ed è tuttora al centro di diverse Zhang speculazioni. Junior o senior? Junior, a San Siro era. Junior. Stephen Zhang. Il ragazzo, 30 anni. Ne sa di meno di me. Allora, esatto. Scusami Frank, mercoledì 19 cambia ottobre. Cambia risultato gol a... di Liverpool, sì. Ad Amsterdam. Gol di Liverpool, Momo Salah, quindi Liverpool in vantaggio ad Amsterdam 1-0. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se finisce così, Ajax, la partita di Liverpool, tra Liverpool e Napoli settimana prossima, comunque conta ancora, perché teoricamente Liverpool può ancora arrivare primo. Cosa vuol dire? Vuol dire che Liverpool deve battere il Napoli, ma lo deve battere almeno 3-0. Perché all'andata è finita 4-1, quindi esatto. Napoli che ha grandissime probabilità di qualificarsi al primo posto, ma non è ancora sicuro se il Liverpool vince ad Amsterdam. Sì, ma la notizia non è questa, che noi prendiamo l'Ajax.
Che belle notizie. In Europa League va Ajax, questo invece è sicuro. Fede, sì, certo. Che belle notizie per me, che sono, come tu sai benissimo, del regno delle due Sicilie. Sono del regno delle due Sicilie. Okay. Allora, essendo catalano. Allora, ti ma volevo dire, caro per i Frank, come? Eri per gli assiri o per i babilonesi? Lui che il derby l'ha visto. Caro Frank, allora ti voglio dire, sì, forse ti è sfuggito, non si può mica, si può mica avere una mazzetta come ogni tanto ce l'ho io di 10 giornali. Ovvio. Mercoledì 19 ottobre 2022, il titolo del grande Corriere della Sera è questo, Cottarelli. Leggilo tutto però l'articolo. Cottarelli, il più grande economista d'Italia, al momento è il più grande economista d'Italia. L'Inter va venduta, non ci sono alternativi, per cui io ho preso il giornale e mi sono spaventato, Fabio, mi sono spaventato, quasi ti volevo chiamare perché tu ne sai molto di più di me di economia. Leggo anche la stampa straniera, ho fiducia nel Sole 24 Ore, nel Financial Times, di cui la Gazzetta dello Sport ha ripreso una serie di indicazioni, e vi dico che nel mondo della finanza, quando uno vende, non può dire lì, la mia azienda è in vendita. Non se ne esce. Perché se no, chi compra è chiaro che gioca al ribasso. Sicuramente. No, questo è evidente. Però vi dico un'altra Poi, a luglio, io accendevo la televisione e sentivo dire le stesse cose che venivano riportate sui giornali. L'Inter prenderà Lukaku. Impossibile. Dopodiché a un certo punto la pista incomincia a farsi reale. È stato Lukaku che ha preso l'Inter. Perfetto, vogliamo la ok, non è un problema. Sì. Però se arriva Lukaku, giusto, l'Inter è costretta per appianare i bilanci, deve per forza vendere. O Bastoni, o Skriniar, cioè o tutte e due. L'Inter non ha venduto nessuno. Quindi a volte vedi che le informazioni... E c'ha un buco di 145 milioni, da un debito di oltre 400. Da per forza... Ci siamo, a non vendere c'è una bella differenza. Sì, però guarda che infatti la stessa Inter non aveva smentito assolutamente niente, né appunto l'impossibilità che arrivasse Lukaku, né tanto più il fatto no, però non ha venduto. Fosse in vendita la società. Ora voi due cose veloci, intanto sì. Vabbè, c'è un penalty check per Barcellona-Bayern, perché io pensavo avesse fatto una sciocchezza De Ligt, invece Fede... No, De Ligt tocca la palla, poi dopo prende anche il giocatore del Barça, però il tocco sulla palla c'è, mi sembra anche... abbastanza evidente, c'è la sposta, oddio la sposta, leggero. La tocca, qui siamo sempre un po' nell'interpretazione, in teoria la regola dice che non basta toccare la palla, la devi proprio spostare, sì. Allora sì che il tuo intervento è pulito, però comunque il tocco c'è e l'arbitro lo ritiene un tocco non da rigore, quindi finisce la review, non c'è il rigore per il Barcellona, viene tolto e quindi si resta 2-0 per il Bayern. A differenza dell'Italia, dove se un portiere... leggermente devia il pallone, gli danno rigore. L'Inter Fabio a quanto è in vendita? Un miliardo? Allora, aspetta un secondo, perché poi stanno uscendo altre traduzioni. Questa, per esempio, è diversa. Dice: non sto parlando con nessun investitore, il club non è in vendita finché sarò presidente di questa società. Quindi c'è questa ulteriore piccola aggiunta rispetto a quello che si era detto inizialmente. Paolo, volevi dirci? Un'aggiunta sintomatica, Frank. Sì, volevo aggiungere. Molto sintomatica. Volevo solo aggiungere alcune cose all'esattezza che ha detto Danilo nell'intervista di Cottarelli sul Corriere, che ho letto anch'io, e anche di Fabio sul Sole 24 Ore, perché quella del 28 ottobre, che è la data in cui l'assemblea dell'Inter ci sarà l'ultima assemblea di Steven Zhang come presidente, perché dovrà giustificare ovviamente anche ai soci una perdita di 140 milioni, ha ragione Fabio precisamente, sì, che vanno a accumularsi ai 102 milioni del 2020 e ai 245,6 del 2021, per un complessivo debito degli ultimi tre anni superiore ai 480 milioni. Tutto questo induce ovviamente, come sappiamo benissimo, Goldman Sachs a essere l'advisor per la vendita dei beni che lui stesso ha chiesto. Quindi lui gioca di parole o mente sapendo di mentire nel momento in cui dice che tranquillamente non venderà l'Inter fino a quando sarà lui presidente, ma di fatto ormai siamo ai titoli di coda, perché non può sostenere una situazione del genere. Allora, dato mandato a uno studio di avvocati la settimana scorsa negli Stati Uniti di curare tutta la parte legale
dell'amministrazione, cioè del passaggio delle consegne, oltre al fatto che Goldman Sachs e un'altra banca stanno cercando gli acquirenti. In questo percorso prendiamo atto di tutta una serie di cose, ultima delle quali, in ordine cronologico, queste dichiarazioni di Steven Zhang, vedremo nei prossimi giorni se saranno confermate o smentite a seconda di come andranno i fatti. Ci prendiamo due minuti, poi vi raccontiamo tutto dei finali di tempo e parliamo della Juventus, la debacle clamorosa della Juventus in Europa, tra poco. Ma Zhang in questo momento non conviene...